Nell'undicesimo secolo avanti Cristo, le tribù di Israele fuggite alla schiavitù in terra d'Egitto, dopo una peregrinazione durata 40 anni e dopo aver attraversato il deserto sotto la guida di Mosè, raggiunsero la terra promessa e si stabilirono nella valle di Canaan. Fratelli miei, il padre deve portare il suo cuore ai suoi figli. Ogni padre, dando ai figli il proprio cuore, egli darà loro anche la vita, l'intelligenza della sua esperienza, la forza della sua protezione, l'amore. Per vivere in armonia con l'Eterno e in pace con lui e con i propri fratelli, il padre deve portare il proprio cuore ai figli suoi e deve ascoltare i loro affanni. Secondo questa regola noi abbiamo vissuto e viviamo, Samuele. E sempre abbiamo punito chi ha trasgredito questa regola. Vivendo secondo questa santa regola, abbiamo attraversato il deserto, confortati durante il nostro duro cammino dalla guida e dal consiglio di Mosè, nostro padre. Abbiamo patito la fame e la sete ed ogni tipo di privazione, sorretti soltanto dalla fede dei nostri padri, dalle regole che ci vogliono fratelli, dalla speranza di raggiungere la terra promessa. E siamo giunti nella terra promessa dall'antico patto con l'Eterno. Abbiamo alzato le nostre tende, abbiamo pascolato le nostre greggi, in pace e fratellanza, come sempre prima d'ora. Ma i Filistei ci hanno aggredito, hanno ucciso i nostri figli, razziato il nostro bestiame, ostacolato il nostro lavoro, ci hanno tolto le armi di difesa e persino le mole per arrotare gli aratri, le asce per tagliare la legna. Vivono nelle loro città, ricchi e prepotenti, guidati da re guerrieri. Hanno denaro e vesti ricamate, bestiame grasso e case di pietra. E come sempre, noi vogliamo ancora dare il nostro cuore ai nostri figli. Ma con il nostro cuore vogliamo dare loro anche la serenità, la possibilità di lavorare in pace, la sicurezza di essere protetti. Noi vogliamo dare ai nostri figli città munite di mura e di fortezze,
città con case di pietra, come quelle dei Filistei, i nostri vicini. Vogliamo che la nostra peregrinazione sia finita. Vogliamo innalzare un tempio all'Eterno, qui, nella terra che Lui ci ha promesso. Vogliamo un re, Samuele, come l'hanno tutte le nazioni. Un re che ci giudichi e ci guidi. Fratelli miei, non c'è un re per la nostra gente. E ognuno di noi in Israele può fare quello che meglio gli pare giusto. Non c'è un re che comanda o che giudica, poiché il giudizio degli uomini spesso è menzognero. Non c'è un re in Israele, ma il fratello, giudicando il fratello, giudica se stesso e agisce per il bene. Non c'è un re in Israele, perché il re d'Israele è l'Eterno che ci ha liberato dalla schiavitù. Soltanto a Lui è la perfezione e soltanto a Lui spetta il giudizio e il comando. E come già Mosè nostro padre, dinanzi a Lui mi prosternerò per chiedere consiglio e luce. Ho interrogato l'Eterno, il Signore, e l'Eterno mi ha detto: ascolta la voce del popolo in tutto quello che ti dice, poiché essi non ripudiano te, ma me, perché io non regni più su di loro. Come hanno agito sempre, da quando li ho fatti uscire dall'Egitto fino ad oggi, abbandonando me per servire idoli e dei stranieri, così stanno facendo anche con te. Ora dunque ascolta la loro voce, ma testimonia chiaramente contro di loro. Quale sarà realmente il diritto del re che regnerà sul popolo di Israele? Questo sarà il diritto del re che regnerà su di voi. Prenderà i vostri figli per destinarli al suo esercito, perché senza fiato corrono davanti al suo carro regale come battistrada, per usarli come capi di 1000, di 100, di 50, perché arino i suoi campi e mietano la sua messe, perché fabbrichino per lui armi e arnesi per i suoi carri. Anche le vostre figlie si prenderà per confezionare unguenti ed ungere il suo corpo, per accendere il fuoco delle sue cucine, per fare il pane per la sua mensa. E ancora non basta. Prenderà il meglio dei vostri campi, delle vostre vigne, dei vostri uliveti. Lo prenderà e lo distribuirà in forza dei suoi poteri fra i suoi servitori, e preleverà la decima delle vostre sementi, dei redditi delle vostre vigne e raccolti, e le dividerà fra i suoi schiavi e i suoi eunuchi. E si prenderà i vostri schiavi e le vostre schiave come il meglio del vostro bestiame, adopererà per i suoi lavori i vostri asini, esigerà ancora da voi la decima di tutto il vostro bestiame, quello minuto e anche quello grosso, e voi stessi diverrete i suoi schiavi. E quando arriverà quel giorno, amaramente piangerete a causa del re che avete voluto, ma quel giorno l'Eterno resterà sordo e insensibile al vostro amaro pianto. Ci sarà un re che regnerà su di noi. Saremo anche noi come tutte le genti. La nostra volontà è questa. Su di noi ci sarà un re. Il re ci governerà. Lui marcerà in testa a noi e combatterà le nostre battaglie. Ancora una volta avete tradito il nostro Signore. E allora a vostre spese saprete che cosa vuol dire assoggettarsi al volere di un re. Per volere delle tribù di Israele fu unto re Saul. Chiunque non uscirà dalla tenda e non seguirà in battaglia il suo re Saul, così sarà trattato il suo bestiame. Ditelo a tutti! Ditelo a tutti! A tutti! A tutti!
Saul fu dunque il primo re di Israele. Fu grande re, ma come i re delle altre nazioni, usò con prepotenza il suo potere e condusse i miti pastori di Israele alla guerra. Dal tempo di Samuele, i re si sono succeduti ai re, le guerre alle guerre, le lacrime alle lacrime. Furono grandi re e piccoli re, ma tutti cercarono lusso, conquiste e potere. Il regno divenne così grande che il re Salomone dovette dividerlo tra le tribù. E così avvenne che le tribù di Giuda presero le armi contro le tribù di Israele. Per la prima volta fratelli contro fratelli si sono dilaniati. E vennero ancora altri re, e tutti in virtù della loro corona, tutti prevaricarono. Eppure nelle loro tombe non hanno più corona, ma letame per giaciglio e vermi per lettiera. Morti, distruzioni, esilio, corruzione, guerra. Questo hanno dato i re. Ma durante 1000 anni i profeti hanno alimentato la speranza tra l'umile gente di Israele. La speranza d'un re giusto, di un Messia che immancabilmente dovrà venire perché l'Eterno ha così promesso. Ecco, ancora un momento ed ho finito. Ecco. Ecco. Sentirai che sollievo, mio re. Oggi stesso mi sono arrivate ragnatele di cuma impregnate in puro miele di nemi. Allora? Dunque, ti dicevo, Erode, gli informatori non li hanno mai persi d'occhio. Sono stati visti a Cesarea e poi a Gerico. Sono dei sapienti, dei principi astrologi. Dicono che, avvertiti da segni misteriosi, sono venuti in Giudea alla ricerca del nuovo re. Un altro re nelle mie terre? Sì, il re dei re, dicono. Il Messia. Cosa dicono le scritture a proposito di questo Messia? Dove deve nascere? Per me a Betlemme in Giudea. Ecco, così è scritto dai profeti. E tu, Betlemme, terra di Giuda, tu non sei dunque l'infima fra le tribù di Giuda, perché da te nascerà un capo che sarà pastore del mio popolo, Israele. Siamo onorati della vostra presenza a Gerusalemme. Ditemi che segno avete visto a proposito del re che è appena nato. Abbiamo visto una stella che splendeva più di tutte, così che le altre sparivano al suo confronto. E da questo prodigio abbiamo compreso che un re era nato in Israele e siamo venuti fin qui per rendergli omaggio. Andate, cercate, informatevi accuratamente di questo bambino e quando lo avrete trovato fatemelo sapere, così che anch'io possa andare a prostrarmi davanti a lui. Oro per il tuo regno, incenso per la tua divinità, mirra, l'erba più amara, l'erba dalla quale si trae l'unguento per ungere i cadaveri, per il tuo patire. Guardati da Erode, prendi il bambino e sua madre e fuggite.
Lo vedi, sta peggiorando di ora in ora. Non riesce più a dormire. I dolori sono insopportabili. Bisogna fare qualche cosa. Ieri ha urlato tutta la notte. Lo sai, abbiamo provato ogni cosa, qualunque cura. Non è riuscito a sopportare neppure i bagni di acqua e sulfure. Ieri è svenuto due volte. Non c'è altro da fare. Bisogna continuare con i pediluvi d'acqua bollente e cenere. Gioito per la mia morte, ma Erode è vivo, vivo! I due capi della rivolta vengano arsi vivi. Mio figlio Antipatro, che ha desiderato il mio trono, venga soffocato. E tutti quelli che hanno partecipato alla rivolta siano strangolati. E il sommo sacerdote venga deposto con infamia. Voglio che gli uomini più eminenti del mio regno vengano radunati tutti. Intellettuali, preti, maestri. Vengano radunati tutti adesso, subito, per essere trucidati alla mia morte. Io voglio lacrime per la mia morte. Dopo la morte di Erode il Grande, lotte intestine hanno dilaniato Israele. Erode il Grande fu dunque l'ultimo re. Dopo di lui Roma divise il paese in quattro tetrarchie e mantenne un controllo diretto sulla città santa di Gerusalemme. Ma tutti gli anni il popolo fedele compiva il suo pellegrinaggio alla città santa in occasione delle feste religiose. Il popolo eletto pregava nel Tempio dei Padri e umilmente continuava a sperare, ad attendere con fede l'avvento del Messia, del re promesso dai profeti. Quel re che avrebbe ucciso i tiranni con la sua spada fiammeggiante e avrebbe soddisfatto la sete di giustizia delle genti. Giorno molto importante per te. Da oggi sei un uomo. Per la prima volta nella tua vita potrai entrare nella casa dell'Eterno. Benedetto sia il suo nome. Gli dedicherai per la prima volta un sacrificio. Tieni. Questo sarà il tuo tallit. Ma tu lo sai cos'è il tallit? Vedi, mille anni fa il nostro popolo visse schiavo in Egitto fino al giorno felice in cui Mosè, nostro padre, benedetto sempre sia il suo nome, non lo liberò. E durante 40 anni, sotto la pioggia e il sole battente, la nostra gente camminò e camminò, avendo come unico riparo un bianco scialle di lana di pecora. Da allora ogni uomo di Israele ha il suo tallit.
Da oggi anche tu sei un uomo, ed essendo diventato un uomo, col capo coperto dal tuo tallit, potrai parlare con dottori e maestri che hanno studiato la legge santa, perché da oggi tu appartieni alla legge, figlio mio. Lo sai. E la legge ti appartiene. Allora, possiamo andare? Sì. Sono i soldati di Cesare. Sì, e noi dobbiamo ubbidire ai loro ordini. I romani sono i padroni di Gerusalemme. Gerusalemme non ha padroni. Qui non ci sono né padroni né servi, solo l'Eterno è padrone. Ma noi paghiamo la decima ai romani. Non solo ai romani. È un tributo che viene diviso tra loro e i sacerdoti del Tempio. Questo è l'atrio dei gentili. Qui compriamo l'agnello per il sacrificio. Il succo della vigna. Benedetto il succo della vigna. Benedetto il succo della vigna. Benedetto il succo della vigna. Si è perso. Domanda a qualcuno se l'ha visto.
l'hai trovato? Non l'ha visto nessuno? No. Avete visto nostro figlio? No. Avete visto nostro figlio? No, io no. Hai visto il mio bambino? No, avete visto nostro figlio? No. Deve essere là. Perché così era scritto nella legge santa. Mosè convocò tutti gli anziani di Israele e disse loro: Giuseppe! Andate e procuratevi un agnello per ogni famiglia e immolatelo in sacrificio pasquale. Prendete poi un rametto, lo intingerete nel sangue dell'agnello appena ucciso. Scusate. Pace a voi. Figlio, perché ci hai fatto questo? Tuo padre e io ti abbiamo cercato dappertutto angosciati. Perché mi stavate cercando? Non sapevate che io devo attendere alle cose del padre mio? Vedendo il sangue, salterà alla vostra porta. Pace. 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 Pace a voi. Siete pellegrini? Sì. E dove state andando? Sul Giordano. C'è un profeta che predica la penitenza, poiché il tempo è venuto. Che tempo? Ma come, non lo sai? Il tempo è venuto, il Messia sta per arrivare. E chi è questo Messia? Un re, un grande re, il re dei re. Hai un po' d'acqua? Tieni. Grazie. Così hanno promesso i profeti. Dal trono di David un virgulto spunterà dalle sue radici. Così ha detto Isaia. Egli giudicherà con giustizia i miseri, consolerà gli oppressi. Percuoterà il violento e annienterà l'empio con il soffio delle labbra sue. E finalmente tutti i popoli saranno fratelli. Le ali dell'amore ripareranno tutti gli uomini. Voi, razza di vipere! Chi vi ha insegnato a sfuggire all'ira che sta per venire? L'ora di pentirvi è venuta! E non crediate di poter dire noi abbiamo per padre Abramo, poiché io vi dico che Dio può far sorgere figli ad Abramo anche da queste pietre! Già la scura è posta alla radice degli alberi. Ogni albero, dunque, che non fa buon frutto, si taglia, si getta nel fuoco! Che dobbiamo fare? Chi ha due tuniche le divida con chi non ne ha. E chi ha da mangiare faccia altrettanto. Maestro, e noi che dobbiamo fare? Voi, pubblicani, esattori delle tasse, non esigerete niente più del giusto. E noi? Che dobbiamo fare, noi soldati? Non molestate alcuno. Non denunziate alcuno falsamente. E contentatevi della vostra paga. Sì, o signore. Lavaci dalle nostre impurità. Noi mercanti siamo stati avidi ed esosi. Abbiamo visto piangere la nostra gente nella miseria mentre noi continuavamo ad arricchirci. Mondaci col battesimo! Ascoltaci, o signore. Mondaci dalle nostre colpe, poiché noi abbiamo approfittato dell'autorità dataci dalla legge per esigere tasse maggiori del dovuto e ingrassare alle spalle dei nostri fratelli. Venite a lavare i vostri peccati. Giovanni, lava con quest'acqua l'anima nostra, perché per denaro abbiamo tradito degli innocenti. Io ti battezzo in acqua per la penitenza. 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 Io ti battezzo in acqua per la penitenza.
Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te. E tu vieni a me. Fai così, ogni cosa deve essere compiuta secondo giustizia. Ma lui chi? Ti dico che è lui. Lo ha detto Giovanni. L'ho sentito con le mie orecchie. Ha detto, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Questo è colui del quale io ti dicevo. È lui, Simone. È il Messia. Il Messia. Io sono Andrea. Ti ricordi di me? Ci siamo visti già ieri e due giorni fa. Anch'io ho ascoltato le parole del Battista. Tu sei Simone, figlio di Giovanni. Tu ti chiamerai Pietro. Ma quanto tempo ci avete messo? Sì, lo so, abbiamo tardato. Ma guarda qui, eh? Guarda qui. Se dobbiamo arrivare fino a Gerusalemme, la strada che dobbiamo fare è lunga. E siamo in tanti a dover mangiare, no? Va bene, ho capito. Davvero, davvero, lo abbiamo trovato. Ce lo ha indicato il Battista. E chi sarebbe questo vostro messia? Si chiama Gesù. È figlio di Giuseppe e viene da Nazareth. Ma che dici? Da Nazareth? E tu davvero sei convinto che possa uscire qualcosa di buono da quel miserabile ammasso di tuguri? Vieni e vedrai. Guardate, quest'uomo è un vero israelita e non c'è colpa in lui. E tu come mi conosci? Ancor prima che Filippo ti chiamasse quando eri accanto al fico, io ti ho veduto. Rabbi, tu sei il figlio di Dio. Tu sei il re di Israele. E solo perché io ti ho detto ti ho visto accanto al fico, tu credi? Invece voi ne avete fatto una spelonca di briganti! Via, via! Profanatori! Fuori dalla casa del Signore! Via! Andate via! Fuori di qui! Fuori! Fuori! Fuori di qui! Dammi da bere. Come mai tu, giudeo, chiedi da bere a me che sono una donna e samaritana? Se conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, l'avresti pregato tu ed egli ti avrebbe dato un'acqua viva di sorgente. Ma scusa, non hai nulla per attingere, il pozzo è profondo. Come fai a dire che potresti darmi dell'acqua di sorgente? Chiunque beve quest'acqua avrà sete ancora, ma chi beve l'acqua che io gli darò non avrà sete in eterno. Allora ti prego, dammi un po' di quest'acqua di cui stai parlando, così che non abbia più sete. E soprattutto, pensa che gioia non dover più venire al pozzo per attingere. Va, chiama tuo marito e poi torna qui. Non sono sposata, non ho marito. Hai ben detto non ho marito. Hai avuto infatti ben 5 mariti e l'uomo con il quale vivi ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. Ma allora sei un maestro, sei un indovino, un profeta. Dimmi... Noi samaritani diciamo che il luogo santo è su questa montagna. Al contrario, voi giudei affermate che Gerusalemme è il luogo santo. Chi ha ragione? Credimi, donna. Viene l'ora in cui né su questa montagna né al tempio di Gerusalemme adorerete il Padre. Viene l'ora, ed è adesso, in cui gli uomini di fede sincera adoreranno il Padre in spirito e verità. Dio è spirito e i suoi fedeli in spirito e verità devono adorarlo. Io so che il Messia deve venire. Quando verrà, lui ci annuncerà tutte queste cose. Sono io che ti parlo. Venite! Qui c'è un uomo che mi ha detto tutto il mio passato, correte!
Che c'è? Dite. Si tratta di questo. Gesù il Nazareno battezza anche lui e il suo seguito è numeroso. Egli ha più seguito di quanto... Voi stessi mi siete testimoni del fatto che dissi: non sono io il Messia, ma colui che lo precede. Sì, Rabbi. Ma allora non capite? La mia gioia è ormai compiuta. Egli deve crescere e io diminuire. Non a me, donna, ma ai nostri fratelli più sfortunati di me. Dalli tu, Rabbi. Tu sai quello che è giusto. Grazie. Togliti di mezzo, non vedi? Vedo la vergogna del nostro paese. Devo forse lasciare il passo alla vergogna? Ma sei pazzo! Prendetelo! Togliti dai piedi, pezzente! Lascia libero il passo a Erodiade, moglie di Erode Antipa, no, nostro non sovrano! Non moglie! Non moglie! Concubina! Portatelo via! E portatelo via! La concubina del vostro sovrano! Sta zitto! Portatelo via! È peccato! Erode, il re dei Giudei, si giace con la moglie di suo padre! Fatelo cacciare! È peccato! Erode, il re dei Giudei, ha ripudiato sua moglie, contravvenendo a ogni legge! Vergogna! Corruzione e ingiudicizia hanno fatto il nido nella corte del re! La sciagura cadrà sui figli di Israele! Purificatevi dei vostri peccati! Fate penitenza! Cancellate l'abominio della corte di Erode! Gente di Israele, lava i tuoi peccati! Re di Israele, cospargiti il capo di cenere! E fa penitenza! Erode Antipa, il capitano delle guardie è qua. Allora? Gridava sulla piazza accuse violente contro di te, Tetrarca. Contro Erodiade. Proprio sulla porta della fortezza. S'era radunata gente. Abbiamo tentato di farlo smettere, ma lui gridava sempre più forte. E siamo dovuti intervenire e arrestarlo. Ma perché lo ha fatto? Nessuno ha osato dir nulla. Né il Gran Sinedrio ha osato. Né il Sommo Sacerdote. Né i dottori della legge hanno osato. Né i farisei. E perché lui? Che gli importa? Che vantaggio ne trae? Giovanni Battista. Mi è giunta fama di lui. Un maestro, dicono. Un profeta. Perché hai fatto quello che hai fatto? Chi ti ha mandato? Lavati dei tuoi peccati. Sono il tuo re. Non ho peccati. Un re non ha peccati. Il mio re è nei cieli. E quello è il solo re. Tu sei un uomo e un peccatore. E tu hai il coraggio di parlarmi così? Dico solo la verità. Non ci vuole nessun coraggio per dire la verità. Quello che hai fatto può farti morire. Lo sai questo? Perché lo hai fatto, dunque? Per vivere. Per vivere nella verità. È bello darti lode, oh Signore. È bello e dolce inneggiare al tuo nome, o Altissimo. Proclamare al mattino la tua bontà e la tua fedeltà nelle ore di notte. A me l'arpa, a me il liuto, a me le melodie sulla cetra. Perché mi fai lieto, Signore, per l'opera tua e per le tue azioni e rompo in giubilo. Maria! 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 È tornato! Tuo figlio è qui, è tornato. È in sinagoga per la funzione. Dicono che sia stato a pregare nel deserto. È magro, bruciato dal sole. Sembra un profeta. Vedrai com'è cambiato tuo figlio. È in sinagoga. Si è fermato lì, che stava appunto cominciando la funzione del sabato. Dicono meraviglie di lui. Andiamo. Andiamo, presto. Benedetto l'Eterno, degno di lodi.
Benedetto sia l'Eterno, degno di lodi per l'eternità. Lo spirito del Signore, dell'Eterno, è sopra di me. Per questo Egli mi ha unto. Mi ha mandato a predicare ai poveri la buona novella, ad annunziare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi il recupero della vista, a mettere in libertà gli oppressi, a promulgare un anno di grazia del Signore. Oggi si è adempiuta questa scrittura che avete udito. Ma che dice? Ma Maria, cosa succede a tuo figlio? Sapevi di essere la madre di un profeta? Certo, voi mi citerete questo proverbio. Medico, cura te stesso. Lo so, nessun profeta è ben accolto nel suo paese tra i suoi parenti. Ma in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele ai tempi di Elia, quando il cielo si è chiuso per 3 anni e 6 mesi e fu una gran carestia sulla terra. Tuttavia a nessuna di loro fu inviato Elia, ma solo a una povera vedova di Sarepta presso Sidone. E molti erano i lebbrosi in Israele ai tempi del profeta Eliseo. E nessuno di loro fu guarito, eccetto Naaman di Siria. Adesso è questo di segno! Fuori! Fuori da questo luogo! È un eretico! Sei paragonato a Elia? A Eliseo? Vergogna! Non tornare più! Non è più il tuo paese questo! È la nostra vergogna! È qui. È venuto a cercare noi. Vuole continuare la predicazione del Battista che è rinchiuso prigioniero a Macheronte. Vuole che noi lo seguiamo. Anche sua madre è con lui. Io ho deciso. Vado con lui. Venite, mi ha detto. Venite con me e io vi farò pescatori di uomini. E chi provvederà alla mia famiglia? Vivono del mio lavoro i miei. Dimmi. Chi prenderà cura della mia famiglia? Iddio, se tu avrai fede. Spingiti al largo e gettate le reti per la pesca. Maestro, ci siamo affaticati tutta la notte senza prendere nulla. Andrea, Giacomo, Giovanni. Portate le ceste!
Venite, venite a vedere quanto pesce. Che pesca meravigliosa. Presto, presto! Marcate quel cumulo intanto. Andiamo, andiamo, su! Forza con quelle ceste, svelti! Così che affamano i poveri. Già le tasse sono spaventose e loro, i pubblicani, gente della nostra gente, giudei di sangue e religione, approfittano del potere che gli lasciano i romani per esigere tasse ancora maggiori. Per ingrassare alle spalle di quelli che non osano difendersi. Eh già, tutti quanti preferiscono tenerseli buoni e non rischiare di essere denunciati. Vivere. Via, via! Non uno, neanche uno, conosciuto che fosse onesto. Sono la vergogna del... Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e anche a voi sarà dato. Una buona misura, pigiata, scossa, traboccante, un giorno vi sarà versata in grembo. Con la misura con cui avrete misurato sarà rimisurato voi pure. Perché non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Chiunque perciò viene a me ed ascolta le mie parole e le mette in pratica, io ora vi mostrerò a chi rassomiglia. Rassomiglia ad un uomo il quale voleva costruire una casa. Allora scavò profondo e ne gettò le fondamenta sulla roccia. Ora, venuta la piena, il fiume s'abbatté contro quella casa, ma non poté scuoterla perché era stata ben costruita. Mentre invece colui che ascolta le mie parole e non le mette in pratica rassomiglia ad un uomo che ha costruito la casa sulla sabbia senza fondamenta. Il fiume si abbatté contro quella casa e quella subito crollò e la rovina di quella casa fu grande. L'uomo buono... Guarda, eccolo lì che predica la plebaglia. La plebaglia da cui egli proviene. Parla come un contadino, pretende di fare il maestro di cose sacre, parlando di pecore, di alberi, di vigne, di come si fa il pane, di come si costruiscono le case. Grazie. Grazie. Per adesso basta. Ci vediamo dopo il pranzo. Salute. Seguimi. Come? Come hai detto? Seguimi, vieni con noi. Sì, ma sentite, il pranzo è pronto. E se tu e i tuoi amici volete accettare di... È evidente che ignora le regole più elementari. Ma dico, lo sanno anche i bambini. Il loro è un mestiere infamante. Un pubblicano non può neppure testimoniare in giudizio. Un onesto padre di famiglia non darebbe mai sua figlia in sposa a uno di loro. Un profeta, ma via, un profeta non si mescola con l'immondizia. Perché mangi e bevi coi pubblicani, con i peccatori? Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma gli ammalati. Io non sono qui per chiamare a penitenza intorno a me i giusti, ma i peccatori. Se vuoi che facciano penitenza, perché mangi e bevi con loro?
È pietà che voglio, non sacrifici. E perché noi farisei digiuniamo? Perché i discepoli di Giovanni digiunano? E perché voi non seguite il loro esempio? Possono forse digiunare gli amici dello sposo quando lo sposo è con loro. Verrà il giorno che lo sposo non sarà più con loro e allora digiuneranno. Ma non si fa la religione con le idee nuove. Chi è abituato a bere vino vecchio non si adatta subito al nuovo, ma dice, io trovo il vino vecchio migliore. Baruch. Baruch. Quando possiamo parlargli? Ecco. La pace sia con te, maestro. Benedetto sia il nome dell'Eterno. Veniamo in nome di Giovanni il Battista, dalla fortezza di Macheronte. Abbiamo avuto il bene di poter parlare con lui. Pensa, gli hanno parlato. Lo hanno visto. Vengono da Macheronte, hanno visto il Battista. Giovanni? Sì, gli hanno anche parlato. È lui che li ha mandati. Questo ci ha mandato a chiederti, poiché tante sono le voci che giungono a lui su di te. E c'è anche chi grida allo scandalo. Perciò in suo nome ti domandiamo, sei tu quello che doveva venire o dobbiamo aspettare un altro? Riferite a Giovanni ciò che tutti possono testimoniare. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati. Ai poveri annunciate la buona novella. E beato è colui per il quale non sarò ragione di scandalo. Ecco, per il vostro lungo cammino. È tutto quello che abbiamo. Grazie, fratelli. Addio. 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 Ehi, lì c'è un campo di grano. Andiamo a spigolare. Andiamo. Signore, come può Giovanni Battista avere dubbi su di te? Lui che di te ha detto, ecco l'agnello di Dio. E voi cosa eravate andati a vedere nel deserto? Una canna agitata dal vento? Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito di ricche vesti? Oh, no. Allora, cosa eravate andati a vedere? Un profeta? Ebbene, io vi dico che egli è anche più di un profeta. Egli è colui di cui è scritto nei testi sacri. Ecco, io mando il mio messaggero dinanzi a te, che ti preparerà la strada. In verità vi dico che fra i nati di donna non vi è mai stato nessuno maggiore di Giovanni. Tuttavia, anche il più piccolo del regno dei cieli sarà sempre più grande di lui. E anche di lui hanno dubitato. Ora Giovanni è rinchiuso nella fortezza di Machero. Quasi un criminale. A chi paragonare gli uomini di questa generazione? A chi sono simili? Sono simili ai bambini seduti in piazza che gridano gli uni agli altri. Vi abbiamo suonato il flauto e voi non avete ballato. Abbiamo intonato lamenti e non vi siete commossi. Difatti è venuto Giovanni Battista, che non mangiava pane e non beveva vino. Ed hanno detto è un pazzo. Poi sono venuto io, che mangio e che bevo. E dicono, ecco un ingordo e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Vergogna! Vergogna lavorare di sabato! Ma come lavorare? Non stavate raccogliendo il grano nel campo? Sì, ma... Guarda! Guarda cosa fanno i tuoi discepoli! Stanno facendo ciò che non è lecito fare di sabato! Non avete letto cosa fece Davide quando egli e i suoi ebbero fame? Come entrò nella casa del Signore e mangiò i pani sacri che né a lui né ai suoi compagni, ma soltanto ai sacerdoti era lecito mangiare. Se voi capiste che cosa veramente significa voglio amore, non sacrifici, non osereste condannare degli innocenti. Il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Ecco perché il figlio dell'uomo è padrone anche del sabato. Ora basta, è arrivato il momento di finirla. Si è oltrepassato il segno. Quest'uomo rappresenta un insulto perenne per la legge. Contravviene ad ogni regola. Ostentata. La cosa più grave è che confonde la gente. L'opinione popolare è con lui. Ma certo, è facile confonderli dandogli la sensazione di essere dalla loro parte. Ma non è così che si rispetta la legge. Da che mondo è mondo, da quando Mosè, benedetto sia il suo nome, sancì l'alleanza tra l'Eterno e il suo popolo, i sacerdoti hanno fatto rispettare la legge al popolo. Ed egli mette in ridicolo la legge sacra. Dice al popolo di decidere da solo. Dice a noi sacerdoti di non giudicare. È già notte, il sabato è finito, possiamo mangiare. Sì, sì, tra poco. Bisogna farlo compromettere. Bisogna farlo compromettere e informare il servizio di Erode e il Gran Sinedrio. Questo scandalo deve cessare. Benedetta sia la notte con le sue tenebre che permettono all'uomo e agli animali di riposare. Benedetto sia l'Eterno che fece l'alleanza con Mosè.
Benedetto sia il nome dell'Eterno, sempre degno di lodi. Benedette siano le lodi che si levano verso l'Eterno, lui dell'universo, che ci ha dato la grazia di interpretare la legge santa. Colui che chiamate vostro maestro sembra non approvare l'opera dei dottori della legge e di noi farisei. Eppure dice di essere rispettoso della legge. Come può rispettare la legge e non coloro ai quali l'Eterno l'ha affidata? Il mio maestro dice: non c'è discepolo che sia più del suo maestro. E dicendo questo, dimostra di rispettare i sacerdoti, gli scribi e voi farisei. Ma il mio maestro dice anche: ogni discepolo giunto a perfezione sarà grande come il suo maestro. E con questo dimostra rispetto per tutta l'umanità, come ci ha insegnato nostro padre Mosè, benedetto sia il suo nome in eterno. Ma c'è qualcuno che dice che egli insinua ad essere il figlio di Dio. E questa certo sarebbe un'orribile bestemmia. Oh, certo, tu conosci le scritture meglio di me. Ma non è il Salmo 86 quello che fa dire all'Eterno, sempre sia lodato, io dissi siete dei? E non è forse vero che in nome di Dio siamo tutti fratelli, perché siamo figli di un unico padre, fratello? Allontanate i bambini! Via, via! Se il tuo maestro fosse un profeta, saprebbe che la donna che lo sta toccando è una pubblica peccatrice. Ascolta, devo dirti una cosa. Allora, dimmi. Due uomini dovevano del denaro a un loro creditore. Uno gli doveva 500 denari. L'altro 50. Ma non avendo essi di che pagare, egli condonò il debito ad entrambi. Ora chi di loro gli sarà più riconoscente? Suppongo colui al quale ha condonato di più. È così. Vedi questa donna? Io sono entrato nella tua casa e tu non mi hai dato acqua per lavare i miei piedi. Ed essa li ha bagnati con le sue lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non hai unto i miei capelli con unguento profumato e lei ha unto i miei piedi col balsamo. Perciò ti dico che le saranno condonati i suoi peccati, perché essa ha molto amato. Ne vuoi? E come puoi sostenere di essere felice? Tu, più felice di me. Ma guardati, tu sei in prigione, fai i digiuni, sei in catene, hai perduto la libertà. E guarda me. Sono ricco. Mi piace questa frutta. La mangio. Mi piace una donna. La prendo. Tu mi insulti e io ti faccio imprigionare. Che cosa mi rispondi? Sì, sei potente. Eserciti il potere, non per questo sei libero. Di noi due tu sei lo schiavo. Tu sei matto. Solo un matto può dire di essere libero avendo le catene ai polsi. E solo un matto può dirsi libero avendo una corona in testa. Tu non puoi osare di parlarmi così. Perché? Nessuno può permettersi di parlarmi così. Io sì, perché sono libero io. Rifletti un po'. Cosa puoi fare per punirmi? Togliermi la vita? Non ho paura, perché mi aspetta il regno dei cieli. Tenermi prigioniero? Ma che mi importa? D'essere in catene se il mio spirito è libero. No, Tetrarca. Io sono libero, tu no. Tu hai la corona e obbedisci agli ordini che ti dà. È la mia corona che mi ordina di parlare con te? No. Forse è l'uomo che è in te sotto la corona. Infatti non ci parliamo spesso. Parliamo tutte le volte che io e la mia corona lo vogliamo. No, no. Noi parliamo tutte le volte che io lo voglio. Se io non volessi risponderti, non ti risponderei. E allora perché mi rispondi? Te l'ho già detto. Perché sei anche un uomo. E io rispondo all'uomo, da uomo a uomo. Perché gli uomini sono fratelli, tutti uguali, capisci? Non ci sono differenze.
Ecco, tieni. Bravo, fai così. Su. Il regno dei cieli è simile ad un uomo che ha seminato il buon seme nel suo campo. Ora, mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò zizzani in mezzo al grano. E poi se ne andò. Quando poi l'erba germogliò e fece il frutto, allora apparve anche la zizzania. Ed i servi del padron di casa andarono a dirgli: «Signore, non hai tu seminato solo buon seme nel campo? Da che viene che viede la zizzania?» Egli disse loro: «Un uomo nemico ha fatto questo». Allora i suoi servi gli rispondono: «Signore, vuoi che andiamo noi a strapparla dal campo?» «Oh no», egli rispose. «No, perché insieme alla zizzania non sarà dichiarata anche il grano. Lasciatele crescere insieme fino alla mietitura. E dal tempo della mietitura io dirò a contadini e mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio». E ancora: «A cosa è simile il regno dei cieli?» «Il regno dei cieli è simile a un pizzico di lievito che una donna prese e nascose in 3 misure di farina finché tutto fu lievitato». «E quando fu lievitato?» «E una volta che fu lievitato, la donna lo mise...» «Guarda, nel... una barchetta!» «Ah, com'è bella quella barchetta!» «Lo mise nel forno e quello diventò un pane grande, bello, dorato e profumato». «E dov'è il regno dei cieli?» «È qui, su questa terra, amore mio. Prendine, prendine ancora». «Sai, già c'è, solo che non tutti lo sanno, perché gli uomini hanno dimenticato come si fa ad essere buoni. Per esempio, studiano la legge del Signore come hai cominciato a fare tu che sei un ometto, ma quando diventano grandi se la dimenticano. Quando tutti si ricorderanno sempre di essere buoni e si vorranno bene tra di loro, allora ci sarà il regno dei cieli». «E come sarà questo regno dei cieli?» «Oh, vedrai, sarà bellissimo. Ogni vigna avrà 1000 pampini e ogni pampino avrà 1000 grappoli. E ogni grappolo avrà 1000 chicchi d'uva. Se tu seminerai un semino, in quello stesso giorno nascerà bellissima una spiga d'oro. E ogni giorno nascerà un bambino e la sua mamma non piangerà di dolore nel metterlo al mondo. E le stelle, e la luna e il sole scintilleranno tutti assieme. E allora scorreranno dolcissimi fiumi di latte e miele». «Qui, su questa terra?» «Sì, amore, sì. Guarda, ricordati sempre di questo importantissimo segreto. Basterà che tutti si vogliano bene davvero, che non esistano più nemici, capisci? E allora?» «E allora scorreranno dolcissimi fiumi di latte e miele». «Il regno dei cieli è come una grande rete». «Il regno dei cieli è come una grande rete». «Il regno dei cieli è come una grande rete». «Il regno dei cieli è simile ad una grande rete che, gettata in mare, raccolse pesci d'ogni specie. E quando essa fu piena, la trassero a riva e, sedutisi, raccolsero in vasi i buoni e gettarono via i cattivi. Così sarà nella consumazione dei secoli». «Così sarà fino alla consumazione dei secoli». «Così sarà fino alla consumazione». «Di tutti i doni che ho ricevuto oggi, il tuo omaggio è stato il più inatteso e il più gradito. Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. Oro, gioielli, sete, tutto quello che vuoi». «Cosa devo chiedere? Non voglio niente io». «Una cosa la devi chiedere, non puoi offendere Erode». «Ma cosa?» «Non chiedere nulla che costi, così non apparirai avida di fronte agli altri. Chiedi qualcosa che sia anche un favore a lui. Chiedi la testa del Battista». «La testa del Battista?
La testa del Battista, mio signore. Hai promesso, Erode. Hai dato la tua parola. Uccidiamo il digiuno in un giorno di festa. Ti ha offeso, mio signore. Ha offeso la tua corona. Ci ha offeso. È vergogna che sia ancora vivo. È così che porgi omaggio al tuo re. Sia benedetto il re dei re, l'altissimo, l'eterno. Inginocchiati davanti al tuo re! Fuori! Fuori! Fuori tutti! Basta! Che sia benedetto il nome di Dio ora e sempre. Che una pace grande del cielo e che la vita sia su di noi e su tutta Israele. E dite amen. 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 Il soccorso mi viene da Dio che fece la terra e i cieli. Colui che fa la pace in alto, dia la pace anche a noi. E dite amen. 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 Così è successo. L'hanno ucciso. Decapitato. Durante il banchetto? Sì, era il giorno del genetliaco di Erode. Dicono che non sia stato per espressa volontà del tetrarca, ma che la figlia di Erodiade abbia preteso la testa del Battista, benedetto sempre sia il suo nome. E l'hanno offerta su un vassoio d'argento. Benedetto sia il nome dell'Eterno. Abbiamo dato sepoltura alle sue spoglie. Poi ci siamo messi in cammino per venire qui da lui, da voi. Abbiamo pensato che dovevate sapere. Se hanno ucciso lui, anche voi forse siete in pericolo. Che sarà adesso di noi? Che sarà di lui? Verranno i soldati a prenderci. Ci cacceranno, ci perseguiteranno. Bisogna dirlo alla gente, a tutti quanti. Che scelgano loro che fare. Forse è pericoloso restare qui tutti insieme. Bisogna che la gente sappia. Io ho paura. Io porto lontano la mia famiglia. Non oso seguirlo. E che volete fare voi che vi siete stati più vicini? Che fanno Pietro, Giovanni, Giuda? Andrea, Giacomo di Zebedeo, Pietro, Matteo, Filippo, Giuda, Natanaele, Simone Cananeo, Tommaso, Taddeo, Giacomo d'Alfeo. E andiamo lontani, perché i bambini... Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io non sono venuto ad abolire, ma a perfezionare. Perché io vi dico, se la vostra giustizia non supera quella dei dottori e dei farisei, voi non entrerete nel regno dei cieli. Voi avete udito che cosa fu detto agli antichi. Non ucciderai, chiunque ucciderà sarà sottoposto al giudizio. Ebbene, io vi dico... Chiunque si adirerà contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale. E chi spinto dall'ira dirà suo fratello idiota sarà sottoposto al sinedrio. E chi gli dirà pazzo sarà sottoposto al fuoco dell'inferno. Se mentre presenti la tua offerta all'altare ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con lui. E poi torna a presentare la tua offerta. Se tuo fratello pecca, riprendilo. E se si pente, perdonalo. E se pecca contro di te 7 volte al giorno e 7 volte ritorna dicendo me ne pento, tu gli perdonerai. Signore, quando mio fratello ha qualcosa contro di me, fino a quante volte devo perdonarlo? Sino a 7 volte. No, non ti dico 7 volte, ma 70 volte 7.
Voi avete anche udito che fu detto agli antichi: tu non spergiurerai, ma manterrai i tuoi giuramenti al Signore. Ma io vi dico questo: non giurate affatto. E la vostra parola sia sì quando è sì e no quando è no. Ciò che vi è in più viene dal male. E conoscete l'altro comandamento datovi dal Padre: tu non commetterai adulterio. Ma io vi dico questo: chiunque guarda una donna con desiderio impuro ha già commesso adulterio con essa in cuor suo. E fu pure detto: chiunque ripudierà la propria moglie deve darle l'atto del ripudio. Ma io vi dico questo: chiunque manda via la moglie, tranne in caso particolare, la espone egli stesso all'adulterio. E chiunque sposa una donna ripudiata perché ha peccato, anche lui commette adulterio. E ancora avete udito che fu detto occhio per occhio, dente per dente. No, io vi dico questo: non resistete al malvagio. Ma se qualcuno ti percuote la guancia destra, porgigli anche l'altra. Se ti vuole chiamare in giudizio per toglierti la tunica, lasciagli anche il mantello. Dai a chi ti chiede, e non voltare le spalle a chi vuole qualcosa da te. E come volete che gli uomini facciano a voi, così fate voi ad essi. In ciò consiste la legge dei profeti. Voi avete udito che fu detto: tu amerai il tuo prossimo e non odierai che il tuo nemico. Ma io vi dico questo: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi calunniano. E se voi amate quelli che vi amano, qual è il vostro merito? Anche i peccatori amano coloro che li amano. Anche voi volete andarvene? Signore, e da chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna e noi tutti crediamo e sappiamo che tu sei il santo di Dio. Se qualcuno vuol venire dietro a me, deve rinnegare se stesso. Deve prendere la sua croce e seguirmi. Prendete su di voi il mio giogo e fate come me. E troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio carico leggero. Beati i poveri, perché di loro è il regno dei cieli. Beati i miti, perché possederanno la terra. Beati quelli che piangono, perché saranno consolati. Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati i pacifici, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati perseguitati per la giustizia, perché loro è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno e perseguiteranno, e mentendo diranno male di voi per cagion mia. Gioite, perché una grande ricompensa vi è riservata nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti che vi hanno preceduto.
ecco, io vi mando, come agnelli in mezzo ai lupi. Ci dovremmo dunque separare, signore. La messa è abbondante, ma gli operai sono pochi. Perciò pregate il padrone della messa che mandi degli operai nei suoi campi. Maestro, sapremo assolvere il compito che ci dai? Noi ripeteremo le tue parole. Spargeremo fra le genti il seme così come tu hai fatto con noi. Ma tu che viatico ci dai per alleviarci il cammino? Non prendete con voi nulla per il viaggio, né il bastone, né la bisaccia, né pane, né denaro. Guardate gli uccelli del cielo. Non seminano, né mietono, non ammucchiano nei granai. E il vostro Padre Celeste li nutrisce. Osservate gli anemoni nei campi. Essi non faticano né filano. Eppure io vi dico che lo stesso Salomone, con tutta la sua gloria, non era vestito come uno di questi. Dio ama i poveri. E loro sarà il regno dei cieli. C'era un uomo ricco, il quale si vestiva di porpora e ogni giorno banchettava splendidamente. Un povero, di nome Lazzaro, coperto di ulcere, giaceva al portone di lui, bramoso di sfamarsi con ciò che cadeva dalla tavola del ricco. Ed era così esausto e piagato che persino i cani venivano a leccargli le ulcere. Ma mai una sola volta il ricco signore ebbe pietà di lui. Ora accadde che il povero Lazzaro morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Di lì a poco morì anche il ricco e fu sepolto. E nel soggiorno dei morti, stando nei tormenti, alzò lo sguardo e vide di lontano il nostro padre Abramo e Lazzaro nel seno di lui. Allora gridò: «Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro ad intingere la punta di un dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché io sto spasimando in questa fiamma». «Figlio», gli rispose Abramo, «ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante la vita, così come Lazzaro ha ricevuto i mali. Perciò, secondo giustizia, adesso lui è consolato e tu spasimi nel dolore». Ed un giorno, mentre seguivamo il maestro in Galilea, ecco che da lui viene un giovane ricco. Era ricco e si vedeva, perché lo dimostrava il suo abito lussuoso e aveva sandali preziosi e capelli profumati. Era commosso e certamente aveva ascoltato gli insegnamenti del nostro maestro. E questo giovane viene davanti a Gesù, si inginocchia, bacia con umiltà le frange della sua veste. «Maestro», gli dice, «buon maestro, che devo fare per ottenere la vita eterna?» E il maestro gli risponde: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono all'infuori di Dio che sta nei cieli. Vuoi sapere cosa devi fare per guadagnarti la vita eterna? E non lo sai già. Basta che tu segua i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora il padre e la madre, insomma, non far torto a nessuno». Proprio così. E allora quel giovane ricco risponde al mio maestro: «Tutto ciò io l'ho osservato, che mi manca ancora?» Gesù lo fissa allora dritto dritto negli occhi. «Se vuoi essere perfetto», gli dice, «vai, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri. Avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi». Bene, sapete cosa è successo? Quel giovane, ed era un bravo giovane, ve lo assicuro, sentendo quelle parole si rattrista subito. Guarda un lungo attimo il maestro. Quasi gli vengono le lacrime agli occhi. Poi volge le spalle e si allontana. E sapete perché? Perché era molto ricco. Molte cose possedeva. Sapete una verità? Difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Mercenario, invece, è chi non è pastore, a cui non appartengono le pecore. Quando vede venire il lupo, fugge via e lascia che il lupo rapisca e disperda le pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie pecore, e le mie pecore conoscono me. Come il padre mio conosce me, anch'io conosco il padre mio. E per le pecore io offro la vita mia. Ed ho altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle bisogna che io guidi. Ho visto Giuda e Giovanni, sono tornati ieri sera. Erano talmente stanchi che non sono riusciti nemmeno a mangiare. Sono arrivati fino a Cana in Galilea. Ah, sì, lo so. È proprio lì che per la prima volta ho sentito parlare del maestro. Maria, è tornato tuo figlio? No, non ancora. Bentornato, Rabbi. Ti aspettavamo. Maestro. Maestro. Giacomo, sono contento di vederti. Anch'io. Rabbuni! Signore,
Sono un dottore della legge e con fede profonda fin dall'infanzia mi sono dedicato allo studio dei nostri sacri testi. Io t'ho sentito parlare tante volte e la tua parola mi ispira fiducia. Ed eccomi allora a te umilmente con una domanda sola, semplice e difficile, perché voglio sapere cosa debbo fare per possedere la vita eterna. Qual è il primo, il maggiore di tutti i comandamenti della legge? Che cosa sta scritto nella legge? Che cosa vi leggi? Tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la tua forza e con tutto il tuo intelletto. E amerai il prossimo tuo come te stesso. Non vi è altro comandamento maggiore di questo. Seguilo e avrai la vita eterna. Un'altra domanda, maestro. Chi è il mio prossimo? Ascolta. Un giorno un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei ladroni, i quali, spogliatolo e malmenatolo, se ne andarono lasciandolo lì mezzo morto. Ora per caso un sacerdote discendeva pure per la stessa strada e visto quell'uomo passò oltre. Così pure un levita sopraggiunse vicino a quell'uomo, lo guardò e tirò dritto. Ma un samaritano che si trovava in viaggio, venne vicino a lui, al vederlo ne sentì compassione e accostatosi gli fasciò le piaghe versandovi sopra olio e vino. E collocatolo sulla propria cavalcatura, lo condusse all'albergo e si prese cura di lui. E l'indomani, tratti fuori due denari, li diede all'albergatore e gli disse: «Prenditi cura di lui e quanto spenderai in più di questo, tanto ti renderò al mio ritorno». Quale di questi tre ti sembra essere stato il prossimo dell'uomo derubato? Colui che esercitò la carità. Vai, fai lo stesso. Gerusalemme! Colui che vuole seguirmi deve rinunciare a se stesso. Io ho portato l'incendio sulla terra. E cosa posso aspettarmi se non che divampi? Credevate forse che fossi venuto a portare la pace? No, io sono venuto a portare la guerra. Se in una famiglia vi saranno 5 persone, esse saranno divise 3 contro 2, 2 contro 3. E il padre contro il figlio contro il padre. La figlia contro la madre contro la figlia. E la nuora contro la suocera e i servi contro il loro padrone. Qual è quel re che, volendo portare guerra ad un altro re, non si mette a riflettere e considera se riuscirà ad affrontare con 10.000 uomini un esercito che ne conta 20.000? Allo stesso modo, nessuno di voi potrà essere mio discepolo se non rinuncia a tutto quello che possiede. Larga è la porta che mena alla perdizione e molti vi si incamminano. E quanto è stretta la porta che conduce alla vita e pochi la trovano. Con i generosi frutti della terra l'Eterno manifesta la sua benevolenza per il popolo eletto, o Israele. Canta, o Israele, le lodi dell'Eterno. Verde di pampini e la vigna, carichi di succo pendono ricchi grappoli dai pergolati. Innalziamo capanne di frasche come i nostri padri e ringraziamo l'Eterno. Benedetto sia sempre il nome dell'Eterno. Nella città in festa scendiamo, o Israele. Suonino le trombe, alto si levi l'osanna, e rompa dai nostri petti la gioia per i doni del Signore. Benedetto sia l'Eterno, degno di lodi. Pura è l'acqua della fontana di Siloe, acqua pura di sorgente, così come puro è il nostro cuore. Con acqua pura aspergeremo l'altare del Signore, cantando le sue lodi. Benedetto l'Eterno sempre sia, degno di lodi per l'eternità. Benedetto.
benedetto il nome delle terre. Benedetto sia il nome delle terre. Benedetto, benedetto il nome delle terre. Se qualcuno ha sete, lasciate che venga a me e beva. Fiumi d'acqua sorgiva scorreranno per dissetare coloro che credono in me. Ma come? Osa parlare della legge come sapesse di lettere. Eppure tutti lo sanno, egli non ha studiato. Non deve essere difficile allora chiudergli la bocca. Ciò che vi dico sull'Eterno non proviene da me, ma da colui che mi ha mandato. Se qualcuno si propone di fare il suo volere, si renderà conto se il mio insegnamento viene da Dio o se io parlo basandomi su me stesso. Chi parla basandosi su di sé cerca solo la sua gloria. Chi invece cerca la gloria di colui che lo ha mandato, parla con verità e va creduto. Mosè vi ha dato la legge, lo sapete. Eppure nessuno di voi la osserva. Non giudicate superficialmente, ma secondo giustizia. Perdona, maestro. Tu dici, nessuno di voi osserva la legge. E invece non c'è nessuno qui che non sia venuto proprio per rispetto e osservanza della legge. Non vi è nessuno qui, ne sono certo, che non preghi nel tempio conformemente alla legge. Nessuno che non compia le rituali abluzioni o non paghi la decima sul raccolto. Eppure tu dici, nessuno di voi osserva la legge. Guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutti i legumi e dimenticate la giustizia e l'amor di Dio. Queste cose bisogna praticare senza dimenticare le altre. Guai a voi, che amate i posti d'onore nelle sinagoghe ed essere riveriti nelle piazze. Guai a voi, sepolcri rosi dal tempo su cui la gente cammina senza accorgersene. Maestro, parlando così tu offendi anche noi, dottori della legge, che... Guai anche a voi, maestri di scrittura, perché imponete alla gente pesi insopportabili mentre non muovete un dito per aiutarli a portarli. Guai a voi che innalzate lapidi in ricordo dei profeti che proprio i vostri padri hanno ucciso. E così facendo diventate testimoni e complici delle azioni dei vostri padri. Essi li hanno uccisi e voi innalzate loro monumenti. Per questo la sapienza di Dio ha detto, manderò loro dei profeti e degli apostoli, ed essi li uccideranno e li perseguiteranno. A questa generazione sarà chiesto conto di quel sangue sparso fin dalla fondazione del mondo. Guai a voi, maestri, che avete usurpato la chiave della scienza. Voi stessi non siete entrati e lo avete impedito a coloro che volevano entrare. C'era troppa gente, sarebbe nato un tumulto se lo avessimo arrestato. E molti sarebbero intervenuti in sua difesa. Ma da quello che riferite, quest'uomo insulta la legge e i tutori della legge. Non è mai stato accusato di nulla. Molti hanno parlato direttamente con lui, ma nessuno lo ha denunciato. E allora io con quale autorità? Anche voi siete impazziti tutti? Nessuno del Gran Consiglio e nessuno dei farisei crede in lui. Ma solo il popolino, che non conosce la legge e che è maledetto. Ma la nostra legge condanna forse un uomo senza averlo prima sentito e senza aver esaminato le sue opere? E che? Vieni dalla Galilea pure tu? Sei forse un suo seguace? Sei forse un suo compaesano? Esamina le scritture e apri bene gli occhi. Non viene alcun profeta dalla Galilea. Basta. Comunque, bisogna che questa storia finisca. Credo che anche i romani non vorranno tollerare. È un impostore. Un demagogo. Bisogna che si comprometta. Scostatevi! Scostatevi! Non toccatela! Questa donna è impura! Questa donna è infetta e immonda a causa dei peccati suoi! È infetta! È infetta! Calmi! Maestro, questa donna è stata colta poco fa in flagrante adulterio. Ora Mosè, benedetto sempre sia, ci ha ordinato di lapidare donne del genere. E tu che ne dici? Maestro, qui c'è il marito di questa donna. Ci sono i testimoni, ci siamo noi, che siamo chiamati dall'Eterno a giudicare. Ma noi proponiamo il caso a te. Quale deve essere il nostro giudizio? Chi di voi si sente senza peccato, le scagli per primo una pietra. Donna, dove sono i tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata? Nessuno, signore. Neppure io ti condanno. Puoi andare. Ed ora innanzi guarda di non peccare più.
Tu dunque affermi che eri cieco? Sì. E com'è successo che ci vedi adesso? Quell'uomo che si chiama Gesù mi ha spalmato gli occhi di fango e mi ha mandato alla cisterna di Siloe per lavarli. Io ci sono andato, me li sono lavati. E allora? Allora niente. Prima non ci vedevo e adesso ci vedo. E tu che dici di colui che ti ha aperto gli occhi? Che cosa dico e che cosa devo dire? Dico che è un santo, un profeta. Sentite voi due. Questo ragazzo che voi dite essere nato cieco, è vostro figlio? Sì, certamente. È nostro figlio, sì. Mm-hmm. E com'è possibile dunque che ora ci veda? Noi sappiamo solo che è nostro figlio e che è nato cieco. Ma come ora ci veda? Allora? Ebbene, non lo sappiamo. E non sappiamo nemmeno chi gli abbia aperto gli occhi. Interrogate lui. Lui lo sa. Ecco, lui lo sa. Ha l'età per rispondere, lui. Sì, ma tu sai bene che quello che chiami un profeta è un peccatore. Sì, sì. Ti dico che è un peccatore. Se è un peccatore, io non lo so. Io una cosa sola so. Che ero cieco e adesso ci vedo. Ora puoi andare. Ma ricordati, quell'uomo è un peccatore. Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo bene che Dio ha parlato a Mosè. Ed è per questo che siamo suoi discepoli. Ma di costui, non sappiamo nemmeno di dove venga. È strano, eppure mi ha aperto gli occhi. Andiamo, andiamo. Di che cosa parlavate poc'anzi? Dico, vedi, discutevamo. Ci stavamo chiedendo chi di noi sarà il più grande nel regno dei cieli. Chi vuole essere maggiore nel regno di Dio deve essere l'ultimo di tutti, il più piccolo, il servo degli altri. Signore, insegnaci a pregare. Quando pregate non moltiplicate le parole come i gentili, che credono di essere esauditi di più dicendo più parole. Non li imitate, perché il Padre sa di che avete bisogno prima che lo domandiate. Signore, insegnaci a pregare, come Giovanni Battista ha insegnato ai suoi discepoli. Padre nostro che sei nei cieli. Padre nostro che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, così in cielo come in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Capite a che punto siamo arrivati? Dicono che egli ha risuscitato un morto, Lazzaro di Betania. Se la gente comincia a credere in notizie come questa, quest'uomo acquisterà un tale potere che potrà chiedere alla gente qualsiasi cosa. E ammesso anche che egli non voglia chiedere nulla, la sua predicazione è pericolosa e può generare disordine. La gente, soprattutto il popolino, si sente chiamato in causa perché lui gli dà il diritto di giudicare da solo cosa sia giusto e cosa non lo sia. Tutto questo non può far piacere ai romani. No, certo. E soprattutto può accendere gli animi. Può far sì che la gente, incoraggiata da lui, provochi dei disordini, si ribelli. Lazzaro di Betania, avete detto? Ma Betania è a un passo da Gerusalemme. E in questo momento si troverebbe laggiù? Non gli verrà mica in mente di venire in città per la Santa Pasqua. Benedetto sia il nome di Mosè. Ho sentito dire che hanno paura lui e i suoi. No, no, io non credo che vengano qui in città. Lo sanno tutti che in questo periodo pullula di soldati romani. La guarnigione è al completo. Però, certo, se osasse, allora bisognerà riflettere e decidere. Perché certo è meglio che un uomo solo muoia piuttosto che una nazione intera perisca. Thank you.
sarà prudente. Ma perché vuole andare? Se da ogni parte è stato detto che lo hanno denunziato e vogliono ucciderlo. È stato dato l'ordine di arrestarlo. Pare sia stato il sommo sacerdote in persona. Signore, non andiamo. Cosa succederà? Ecco, noi ascendiamo a Gerusalemme e tutto quello che è stato scritto dai profeti intorno al figlio dell'uomo si compirà. Egli sarà consegnato ai gentili, sarà schernito, insultato, sputacchiato e dopo averlo flagellato lo uccideranno. Andrea, Tommaso! Laggiù troverete un'asina legata assieme al suo piccolo. Scioglieteli e portateli qui da me. E se qualcuno vi dice qualcosa, rispondete: Gesù ne ha bisogno, ma ve li rimanderà subito. Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna! Re dei poveri! Benedetto! Liberatore degli oppressi! Osanna! Figlio di Davide! Osanna! Benedetti il regno che viene dal nostro padre Davide! Se riuscissimo a farli tacere, le pietre stesse griderebbero la sua gloria. È arrivato. È arrivato, l'ho visto io. La gente gli fa festa come un re. Sono tutti con lui, l'ho visto io. Vieni, Susanna. E sta bene? Dove sta andando ora? E i soldati romani? Non ne ho visti. Lui sta andando al tempio. Andiamo, andiamo. Bisogna finire questa storia in qualche modo. La gente vuol farlo re. È vero, lo chiamano già re. I romani sono sempre allerta. Potrebbe scoppiare una repressione violenta. Scorrerebbe il sangue per le strade della città santa ancora una volta. Bisogna arrestarlo. Bisogna farlo tacere. Sì, bisogna arrestarlo. Ma non durante la festa. Non davanti alla gente, o nascerà un tumulto. Eccolo. Tu non sei del seguito di Gesù di Nazareth? Sì,
E dov'è lui adesso? Al tempio, come sempre, ad insegnare la buona novella. Ed è molto tempo che tu lo segui. Sappiamo che sei un uomo di lettere, che conosci la legge. Vorremmo parlare con te. Grazie. Grazie, grazie a voi. Giuda verrà a pagarti. Va bene. Ho preso l'agnello, salve, il pane, la verdura e la frutta. Mi stavamo aspettando. Bene. Possiamo andare. Salve, Giovanni. Salve, Marco. Il pane benedetto dove lo devo mettere? Là. Eccoli, venite, venite. Tu, signore, lavare i piedi a me? Tu adesso non sai perché lo faccio, ma lo capirai in avvenire. Non mi lascerò mai lavare i piedi da... Se non mi lasci fare, non avrai alcuna parte con me. Signore. Avete capito quello che sto facendo? Voi mi chiamate maestro e signore. Se dunque vi ho lavato i piedi, io che sono il signore e il maestro, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Ciò che io faccio è per darvi un esempio, affinché anche voi facciate come ho fatto io. In verità vi dico, il servo non è da più del suo padrone, né il messo da più di colui che l'ha mandato. Sapendo queste cose, beati voi, se le metterete in pratica. Uno di voi mi tradirà. Signore, chi è costui? È colui per il quale adesso intingerò questo boccone di pane. Quello che devi fare, fallo presto. Prendete e mangiate. Questo è il mio corpo che è dato per voi. Thank you.
Prendete e bevetene tutti. È il calice della nuova alleanza. È il mio sangue versato per molti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Figli miei, ancora per poco resterò con voi. Voi verrete in cerca di me, ma io dico adesso a voi ciò che ho detto ai giudei. Dove vado io, voi non potete venire. Vi do un nuovo comandamento: amatevi gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così voi amatevi gli uni gli altri. Da questo riconosceranno che siete miei discepoli, se vi amerete gli uni gli altri. Signore, se non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Io sono la via, la verità e la vita. Io vi lascio la pace. Io vi lascio la mia pace. Ve la do non come la dà il mondo. Il vostro cuore non si turbi né si sgomenti. Avete udito ciò che vi ho detto. Io me ne vado, ma ritornerò da voi. Come il Padre ha amato me, io ho amato voi. Rimanete nel mio cuore. Se metterete in pratica le mie parole, dimorerete nel mio amore. Così come io ho messo in pratica le parole del Padre mio e resto nel suo amore. Il comandamento è questo. Amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di chi offre la sua vita per i suoi amici. Voi siete miei amici, se mettete in pratica ciò che dico. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo padrone. Ma io vi ho chiamati amici, perché io vi ho fatto conoscere tutto ciò che ho udito dal Padre mio. Ciò che vi comando è che vi amiate gli uni gli altri. Se dunque il mondo vi odia, sappiate che ha odiato me prima di voi. Se voi foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Ma voi non siete del mondo, io vi ho segregati a causa dell'amore. È per questo che il mondo vi odia. Ricordatevi di ciò che vi dissi. Il servo non è da più del suo padrone. Se hanno odiato me, odieranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, anche la vostra osserveranno. Vi sto dicendo tutte queste cose affinché non vi scandalizziate. L'ora viene che vi scacceranno dalle sinagoghe. E non basta. Chiunque allora vi ucciderà, crederà di rendere omaggio a Dio. Che significa ancora un poco e più non mi vedrete, poi ancora un poco e mi rivedrete? E che significa? Io vado dal Padre. Voi sarete oppressi dalla tristezza, ma la tristezza si cambierà in gioia. Quando una donna sta per partorire, soffre poiché è giunta l'ora sua, ma quando ha partorito non ricorda più le sue sofferenze, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Io sono uscito dal Padre mio e sono venuto al mondo. Adesso lascio il mondo e torno al Padre. Vi ho detto queste cose affinché in me voi abbiate la pace. Nel mondo avrete tribolazioni, ma confidate, io ho vinto il mondo. Quando vi mandai senza borsa, senza bisaccia né calzari, vi mancò forse qualcosa? No, niente, signore. Adesso, invece, chiunque ha una borsa deve prenderla. È similmente una bisaccia. E chi non ha la spada vende il suo mantello e la compri. Signore, ecco qui due spade. Basta così. Se il Signore ci avesse dato la manna senza accordarci il riposo del sabato. Dai, Enoch. Se ci avesse accordato il riposo del sabato senza accompagnarci ai piedi del Monte Sinai. Dai, Enoch. Se ci avesse accompagnato ai piedi del Monte Sinai senza darci la legge. Dai, Enoch. Se ci avesse dato la legge senza farci entrare nella terra di Israele. Dai, Enoch. Se ci avesse fatto entrare nella terra di Israele senza innalzare per noi il Tempio Santo. Dai, Enoch. Quanto dunque dobbiamo essere riconoscenti al Signore per i favori che ci ha accordato. Dai, Enoch. Voi riposate qui. L'anima mia è triste fino alla morte. Rimanete qui e vegliate.
Padre, Padre mio, che puoi tutto. Allontana questo calice da me. Però non la mia, ma la tua volontà sia fatta. È finita. È giunta l'ora mia. Chi mi tradisce è vicino. Maestro. Amico, per questo sei venuto? Chi cercate? Gesù di Nazareth. Sono io. Chi cercate? Gesù di Nazareth. Vi ho detto che sono io. Se dunque cercate me, lasciate andare costoro. Prendeteli tutti! No, lui solo! Siete venuti come contro un brigante, armati di spade e di bastoni. Eppure stavo ogni giorno nel tempio di insegnare e non mi avete preso. Vieni qui tu! Lasciatelo! Maestro! Signore! Indietro! Indietro! Signore! Lasciatelo! Indietro! È successo sul frantoio del Monte degli Olivi, vero? Erano tanti. Avevano spade, lance, bastoni. Sai dove l'hanno portato? Ma era solo. Hanno preso lui solo. Sì, solo. Adesso credo che Giovanni sia andato dietro a lui. Diceva che era sicuro che lo portassero al Gran Sinedrio. E lui è andato là. Avevamo tutti paura. Siamo scappati. E poi lui ha detto, prendete solo me. Gli altri lasciateli stare. Ho sempre parlato dove tutti potevano udirmi. Ho parlato apertamente nelle sinagoghe, nel tempio. Non ho mai parlato di nascosto o in segreto. Perché interroghi me? Interroga quelli che mi hanno sentito parlare. Tutti sanno benissimo che cosa ho detto. È così che si risponde al sommo sacerdote? Se ho detto qualcosa di falso, dammene la prova. Ma se ho detto la verità, perché mi percuoti? I testimoni. Cosa avete voi da dire sull'accusato Gesù di Nazareth? Costui ha detto distruggerò questo tempio fatto dall'uomo e in tre giorni ne ricostruirò un altro non fatto da mano d'uomo. Ha detto che poteva distruggere il tempio e riedificarlo. Ha detto di essere il figlio di Dio in terra. Non hai nulla da rispondere a queste accuse? Tu sei dunque il Messia. Io ti scongiuro, in nome del Dio vivente, di dirci se sei il Cristo, il figlio di Dio. Tu l'hai detto. Hai bestemmiato! Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Voi ora avete udito la bestemmia. Qual è il vostro parere? Deve morire! È stato interrogato dal Gran Sinedrio. Io sono potuto entrare nel cortile perché lì conosco gente. Ho fatto entrare anche Pietro. Ma di informazioni ne abbiamo avute poche, molto poche. So che a un certo punto si sono dati un grande affare. Cercavano dei testimoni. Nessuno, lo sai, può essere condannato senza che ci siano almeno due testimoni. Ma non sono riusciti a trovare un granché. Pare che i pochi che hanno trovato si sono contraddetti addirittura. Poi all'improvviso la situazione deve essere precipitata. Non so come, ma è certo che lo stanno portando da Pilato, al pretorio. Sai, alla Torre Antonia. Bisogna che ci ascolti. Bisogna indurlo. Del resto è nel suo interesse. Eccolo, sta arrivando il legato di Roma.
Voglio un'accusa concreta contro quest'uomo. Non crediatemi, basti il fatto che gli abbia bestemmiato la vostra religione. A Roma non può interessare se qualcuno infrange la legge dei vostri padri. Non questo soltanto lo rende colpevole. Noi a te lo portiamo per dimostrarti la nostra amicizia. Abbiamo trovato costui che incitava la nostra gente alla rivolta contro il vostro governo. Invitava il popolo a non pagare il tributo a Cesare. E affermava che egli è re e messia. Hai sentito cosa hanno detto contro di te? Sei il re dei giudei? Mi fai tu questa accusa o altri ti hanno suggerito di farmela? Sono venuti da me. È stata la tua gente che ti ha consegnato nelle mie mani perché io giudichi se sei colpevole oppure innocente. Io non ho nulla di cui accusarti. Altri ti ha consegnato a me gente tua, del tuo stesso sangue, della tua stessa religione. Io che ne so io? Sono giudeo? È gente tua che ti ha messo nelle mie mani. Dunque, che hai fatto? Vuoi veramente farti re? Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei ministri e i miei soldati si sarebbero adoperati perché io non venissi arrestato. Ma il mio regno non è di questo mondo. Allora non sei re. L'hai detto tu che io sono re. Io sono nato e vissuto in questo mondo solo per rendere testimonianza della verità. Chiunque per la verità ascolta la mia parola. La verità. La verità. Che cos'è la verità? Io non ho trovato nessuna colpa in quest'uomo. Se voi mi avete portato quest'uomo da giudicare, certamente avrete raccolto prove, validi motivi. E certamente avrete valutato le sue colpe. Ora, per quello che mi riguarda personalmente, per quello che riguarda l'autorità mia e il mio potere legale, voi mi avete fatto comparire davanti quest'uomo accusandolo d'essere un sovvertitore del popolo e, come avete visto, io l'ho interrogato alla vostra presenza e non ho trovato in lui nessuna delle colpe di cui voi lo accusate. Dunque, per la legge di Roma, egli non ha commesso nulla che meriti la morte. E perciò, dopo averlo fatto flagellare, io lo farò rimettere in libertà. Tu non ti rendi conto del pericolo che rappresenta quest'uomo. Egli sommuove il popolo insegnando in tutta la Giudea, dalla Galilea dove ha cominciato e adesso qui. Numerosissimi e proseliti fanatici. La gente lo venera come un santo perché i suoi diffondono la voce che egli compia miracoli, che guarisca i malati, che resusciti addirittura i morti. Già, il popolo ha tentato di acclamarlo re. Quando è entrato in Gerusalemme, solo pochi giorni fa, gli venne tributato un vero e proprio trionfo. Certo, furono i suoi discepoli che montarono la cosa, è naturale, ma comunque... Poi c'è la faccenda dei tributi. Quest'uomo ha istigato il popolo a non pagare il suo tributo a Roma. Bisogna radunare gente, portare gente. Crocifiggilo! Deve morire! Ha bestemmiato la nostra legge! Accende gli animi alla rivolta contro di voi! Ha bestemmiato Dio! È un nemico di Roma! Insulta l'autorità di Cesare! Sia fatta giustizia! È un impostore! Sovilla il popolo! È un fanatico!
devi convincerti. Guarda quanti altri testimoni. Devi capire, devi capire. Ecco l'uomo. Ecco l'uomo. Non è abbastanza quello che ha già sofferto? No! Crocifiggino! Si affaccia a giustizia! Deve morire! Di dove vieni tu? Non vuoi parlarmi? Non sai che io ho il potere di liberarti o di farti crocifiggere? Tu non avresti alcun potere su di me se questo potere non ti venisse dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani è più colpevole di te. Siccome è vostro uso che si liberi un condannato per la Pasqua, chi volete voi che io lasci libero? Barabba oppure Gesù, detto il Messia? Che male ha fatto dunque quest'uomo? Ma Barabba è un assassino! In libertà Barabba! Noi vogliamo libero Barabba! Io sono innocente di questo sangue. A voi di pensarci. Il sangue di lui ricada sopra di noi e sopra i nostri figli. Ecco il vostro re. Se lo lasci libero, non sei amico di Cesare. Perché chiunque affermi e proclami di essere re, si dichiara contro Cesare. Crocifiggerò dunque io il vostro re. Non abbiamo altro re che Cesare. Crocifisso con uno schiavo romano. Perché? Dimmi perché. Non sanno quello che fanno, non lo sanno, non lo capiscono. Lo hanno portato via. Sono usciti dall'altra porta. Lo hanno portato via per crocifiggerlo. Con lui ci sono due malfattori. Dove lo hanno portato? Fuori città, fuori delle mura, al Golgota. Su, presto, andiamo. Oh.
Ho ottenuto il permesso, ma bisogna andare subito al sepolcro. Domani è sabato e non potremo seppellirlo. Il sepolcro sarà sigillato stasera stessa e sarà presidiato da soldati armati. Anche questo. Che cosa importa? Che cosa importa a lui? Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Dobbiamo affrettarci. Maddalena, le pende. Thank you.
Ma perché scappano? Maria! È vuoto! È vuoto! Il sepolcro è vuoto!